Se un bambino è positivo al Covid, la prima cosa da fare è avvisare il pediatra che dà tutte le indicazioni necessarie. Poi, dove è possibile, i familiari devono essere distanziati, isolati, il bambino va isolato e i familiari per il tempo dell'isolamento devono rimanere separati dal bambino. È chiaro che col bambino piccolo è un pochino più difficile, con i bambini un po' più grandi si può tenere in una stanza dove è possibile con il bagno dedicato e rimanere in isolamento fino a quando non ci sia la negativizzazione del tampone oppure sia finito il periodo indicato dei 14 giorni di isolamento. Fare il tampone può essere un'alternativa, ma il periodo di quarantena per i familiari va comunque conservato e in ogni caso il tampone fatto nell'immediato sul riscontro non è sempre utile da fare. Ancora una volta è meglio concordare tutti i passaggi con il medico di famiglia o con il pediatra del bambino.